C'è stata una grossa polemica, addirittura è arrivata in Parlamento questo corso che questa mattina è stato tenuto dalla loggia dei massoni. E cosa è successo esattamente? Ma io sono riuscito un po' a ricostruire ieri pomeriggio l'accaduto. Mi immagino, non ne sono del tutto certo, che l'elemento di scandalo sia stato il promettere un credito agli studenti che avessero frequentato questa iniziativa. Allora, io mi sono interessato di questo perché ovviamente è un'iniziativa fuori dall'università, organizzata da un'associazione religiosa, chiamiamola così. L'università non ha nulla da dire, non può solo prendere atto. Abbiamo visto che tra i relatori ci sono professori di chiara fama, serissimi, quindi diciamo dal punto di vista del contenuto dell'iniziativa non posso che dire che mi sembra un'iniziativa seria. Invece dal punto di vista del promettere crediti credo che ci sia stata qualche leggerezza tra gli organizzatori, direi, sia dal lato forse universitario che sicuramente dal lato della loggia, nel senso che noi abbiamo delle procedure per attribuire dei crediti, bisogna passare da una proposta del consiglio di corso di studio e una delibera del dipartimento. Ho fatto una piccola inchiesta ieri pomeriggio, nulla di questo è avvenuto, quindi è stata una promessa molto inopportuna quella del credito. In più c'è un problema anche di criteri, un credito universitario corrisponde a 25 ore di lavoro di uno studente, qui stiamo parlando, se non ho capito male, di un evento di 3-4 ore, quindi non sarebbe neppure possibile attribuire un credito a meno che non ci sia un lavoro successivo di rielaborazione, di scrittura di una relazione, quindi mi sembra un pasticcio effettivamente che è stato creato. Però un piccolo pasticcio, ecco, non mi sembra che l'enfasi che sia stata data sia adeguata all'iniziativa, diciamo. Credi sia giusto questo rapporto tra la massoneria e l'università? Ma diciamo, l'università è un'istituzione pubblica che ha rapporti sia con associazioni culturali, ovviamente, che con associazioni anche religiose. Non dimentichiamo che insomma, abbiamo all'interno dell'università una cappella universitaria cattolica, abbiamo rapporti, io ho rapporti col cardinale. Diciamo, da questo punto di vista l'università è agnostica, non può entrare in discussione. Quindi se un ente religioso o culturale ci propone un'iniziativa, noi possiamo sicuramente valutarla e eventualmente accettare, però non è questo il caso, nel senso che non ci è stato proposto niente come università, è stato proposto ad alcuni colleghi che sono liberissimi di accettarlo. Quindi questi crediti saranno accettati o no? No, sicuramente no. Cosa risponde a Civati che ha portato in Parlamento la questione? Forse ha un po' esagerato nei toni, ma ha sollevato il problema e il problema direi che a questo punto è risolto. Quindi in futuro possiamo dire che non ci saranno più problemi del genere? Ma oddio, io la sfera di cristallo non ce l'ho. C'è un po' di leggerezza da parte di alcuni colleghi di promettere dei crediti per avere un po' di pubblico studentesco. Quando non si è sicuri che gli studenti vengano, allora c'è un po' talvolta questo andazzo. Non è commendevole, diciamo. Possibile che qualche docente faccia parte della loggia dei massoni? No, direi di sì, non ci vedrei niente di problematico né per l'università né ovviamente per i cittadini. Sono adesioni libere.